Nicole, direi che potete essere più che contente, no? L'avversario non era dei più facili, ma è stato stroncato, questo verbo ogni tanto usiamolo, con un bel 3-0. Sì, la partita si è conclusa nei migliori dei modi. Proveniamo da partite che ci hanno visto impegnate fisicamente, ma soprattutto psicologicamente. Il volare sia nel girone di andata del campionato che in Coppa Liguria ci ha fatto pensare che questa partita non dovesse proprio essere facilissima. Però, tuttavia, si vede che lo stress delle partite precedenti ci ha preparato nei migliori dei modi ad affrontare una squadra che tutto sommato ha tutte le carte in regola per restare nella parte alta della classifica, infatti si trovano al quarto posto. Ha girato tutto alla perfezione in questo weekend, voi avete battuto e molto nettamente, ripeto, la quarta in classifica, contemporaneamente perde anche la terza, addirittura perde la seconda contro una squadra pericolante come il Marina Strescino Imperia e oltretutto in casa. Insomma, 9 punti di distacco sulla inseguitrice più immediata. Mi piacerebbe confermare quello che mi è stato appena chiesto, che mi è stato appena detto, ma la Serie C femminile Ligure è un po' un'incognita fino alla fine. Infatti ci sono squadre di media-bassa classifica che hanno dimostrato di saper giocare buonissime partite durante il campionato e squadre di alta classifica, comprese noi ovviamente, che in alcuni momenti hanno dato dei segni di debolezza. Quindi il nostro obiettivo è ad ogni partita trarre i maggior punti possibili. E poi, insomma, si vedrà. Tanto più che ora andate proprio ad Imperia, ora ci andate voi là. Esatto, perché il Maurina Imperia la scorsa settimana ha battuto nettamente un Santa Sabina che si trova in seconda posizione, se non erro. Quindi, insomma, anche se si trovano a un distacco di punti abbastanza considerevole da noi, potrebbero tirare fuori un asso della manica e farci trovare in difficoltà, chissà.